They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding. A tu per tu, un saluto a tutti. Oggi con Mariella Rocca, un'altra puntata dedicata ai diversamente artisti. Lei è un amante della musica. La balla con la performance, la suona con il pianoforte. Ciao Mariella, come stai? Sono qua in questa terra e ci sto sempre, con i piedi puntati per terra. Ecco, vorrei capire intanto se oltre a suonare il pianoforte e oltre a ballare ti dedichi anche a qualche altra arte, perché ho capito di sì. Sì, allora, in questo caso... E io mi dedico a tutto, perché è la mia passione. Mi piace leggere, mi piace scrivere, esattamente sono molto toccante con le poesie. Tocco i cuori delle persone a cui voglio bene, ma anche a chi è accanto a me. Io lo so molto bene, anche perché ho avuto il piacere di presentare alcune performance di Mariella, della performance. Ecco, alla fine chiudevamo sempre con la lettera dedicata ai maestri Rino e Sina, che colgo l'occasione per salutare, ma anche l'ultimo concerto di pianoforte hai fatto qualcosa di simile? Sì, mi sono esibita con un verso molto elegante e leggero. E l'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven. Si sta divertendo e c'è Piero, vediamo che ci porta Piero, cuore di panna, andiamo con un drink, cos'è? Acqua colorata stavolta, alcolico, no, per Mariella, ma lui scherza, è un bel bicchiere d'acqua, salute, perfetto, io non so cosa sia, sempre acqua? Vabbè, io la bevo dopo. Allora, hai iniziato prima a suonare o a ballare? Prima ho iniziato a ballare all'età di 4 anni. Prima non sapevo saltare. Poi ad un tratto mi sono iscritta a questa danza performance che si trova in via Circonvallazione ad Agira. E mi sono tornata bene, perché ho tornato... Anche lì una grande e unica famiglia, con gli amici che mi hanno sostenuto, ma di più che mi hanno sostenuto sono stati gli insegnanti, il maestro Puleo Barbarino e la maestra Tommasina Rita Borrata. Sottolineiamo. Ecco, lei ama chiamarli così perché loro si fanno chiamare Rino e Sina, ma lei li prende un attimo in giro e si diverte. Ecco, ti seguo spesso anche su Facebook, ti piace navigare su internet, stare sui social network, avere contatti con il mondo? Ma poi la cosa più bella non è stare sempre sul computer, ma è avere le amicizie anche fuori, da Facebook e dal mondo...
virtuale, perché la cosa più vera, la cosa più importante è relazionarsi con il mondo esterno, non con il mondo virtuale. Faccio una domanda proprio su questo: come ti senti, come è il tuo rapporto con chi ti sta vicino, con gli amici, con gli ex compagni di scuola? Con gli amici della scuola sono stata benissimo, e con il mondo virtuale, con gli amici virtuali anche, perché non è sempre che si trovano amici veri e sinceri in questo mondo, però la cosa più importante è: se sono amici veri, sinceri, si possono contare sulle dita della mano. Mariella, so che volevi scrivere anche una lettera al Presidente della Repubblica, poi sì. L'hai fatto? No, poi no, perché ho pensato che non servono le parole alla politica e ai politici, perché devono essere loro a sbossarsi le loro sacchette e farsi anche, che ne dire, essere loro, immedesimarmi da noi, esseri, non siamo down, ma siamo semplicemente speciali e meravigliosi, perché sono noi, siamo capaci di amare come sappiamo amare, perché abbiamo la bontà d'animo. Davvero belle parole, qui l'applauso parte spontaneo. A proposito di amare, per spezzare un po' la serietà di questa intervista, ok, prendiamo un goccio d'acqua. C'è qualcuno a cui mai dedicato magari una canzone che hai fatto al pianoforte, qualcuno a cui pensi? Ho dedicato, no, canzoni al pianoforte no, un pezzo importante a qualcuno dell'altro. Nella società solidale e futura, lo vorrei dedicare a tutti gli operatori e a tutti i ragazzi, e sia a Filippo Mugavero che alla Presidente Arona Congetta. Ecco, vuoi spendere una parola, vuoi salutare qualcuno a casa? Qui c'è papà Filippo, c'è mamma a casa, c'è Angelo che è sicuramente fratellone che ti starà guardando e con cui hai anche avuto il piacere di collaborare. Sì, allora vorrei dire solo una cosa per descrivere la mia famiglia. Io con la mia famiglia sono bene accolta, perché hanno perché mi hanno accolto bene. Ho saputo che questa mia specialità che è come una particella speciale in Dio. Però l'ho saputo con un pochettino di furbizia da una mia amica, per questa notizia che io sapevo che ero una ragazza con questa particella speciale, come anche Giovanni, che è una particella speciale. Allora, la cosa più bella è che io non ho né peli né sulla pancia né nessuna lingua. Noi siamo speciali e abbiamo ciò che... Perché noi viviamo dell'affetto delle persone care, e questo che mi piace. E poi io, la mia famiglia, come si dice, i figli sono pièce de corps, e anche la mia famiglia mi ha aiutato nella mia nascita, perché appunto la mia nascita è stata una rivoluzione. Io e Giovanni, come tutti gli altri ragazzi neonati che siamo nati per vivere questo mondo e per migliorare questo mondo con tutto l'amore che noi andiamo sempre a stimolare molto bene.
È proprio un artista, sì, Mariella. Adesso ti lascio il microfono per chiudere, anche perché voglio sapere, oltre a queste grandi doti che hai, se hai dei sogni nel cassetto, se vuoi fare qualcosa magari tra qualche anno, in cantiere, in programma qualche altro. Sì, in cantiere ce n'ho un programma. E mi piacerebbe. Io ho tanti sogni nel cassetto. Il più bello è che una cosa che sogno di avere. Allora, prima cosa vorrei dire che la bellezza non si vede da fuori, ma si vede da dentro e dall'esteriore, perché di dentro si intende la bellezza del cuore e dell'animo. E poi una cosa che... Ah sì, vivendo la mia vita così speciale e così meravigliosa, fantastica che sono io, e io mi sto dedicando sia alla musica che al pianoforte, che pure anche che facendo anche un centro territoriale. Cioè che noi sì, abbiamo dei laboratori e una scuola come una famiglia, e lì noi stiamo bene. E comunque io mi sento orgogliosa di essere come sono. Sono orgogliosa di essere così semplicemente speciale. Grazie Mariella per essere stata con noi a tu per tu, una ragazza davvero speciale. Ciao.